chi è chi do fiulent la fotografia, che avrà Milano anche più, che magne la minestra infilati tu un grembiul, e chi podria di che un si te l'altro so io. Chi è chi ragazzi in te che il video, la chitarra tra le mani, la vita davanti, ermigia tutti insieme, ermigiano anche a savol distanti, che ci trovan sempre anche a chi abbandona per un conno navigan in un barco. Ognun c'ha la sua gabina, mo ci trovan tutti sul pont, e non c'è bisogno di tanti discorsi, basta un'occhiata, una parola e continuare, che il mare in tempesta lascia il posto ma la bunaccia, e quando le tempeste nuove arriveranno e il Cirion farà la rotta a xì navigan. Buonasera amici di Dopo Cena, benvenuti a questa puntata per la quale io sono particolarmente contento, perché la fanesitudine è passata parecchie volte qui da questi divani rossi di Dopo Cena, ma per questa edizione ancora non c'era stata una puntata che la rappresentasse più che degnamente, e penso che più di così non si può. Avete subito capito quale sarà l'argomento e chi saranno gli ospiti di questa puntata. Borghetti Bugaron Band, spero di avervi pronunciato correttamente vista la mia difficoltà nel dialetto fanese. Correttissimo. Allora, giusto per fare le giuste cose nel modo corretto, presentatevi anche col vostro ruolo all'interno della band, quindi nome e funzione o mansione. E mansione, Nick Sorgaggi, cantante. Ecco. Andrea Starsky Ceccarelli, bassista. Lele Overdrive Serafini, una delle chitarre del gruppo. Ecco, perché loro hanno anche i suffissi, no? In mezzo, come Starsky mi piace molto. Allora, io ho capito più o meno la metà delle parole della canzone, però penso che i fanesi le abbiano comprese tutte a pieno. Credo. Quanti anni di storia voi rappresentate nel panorama musicale fanese? Tanti? Tanti, perché sono 26. 26 quest'anno? 26. 26. Abbiamo fatto il quarto di secolo, come si suol dire, l'altro anno in un concerto un po' bagnato ma molto divertente. Molto. Ci ha piovuto, mannaggia, però insomma, però ci siamo divertiti. Sentito. Allora, l'occasione anche di questa rappresentanza, perché non siete solo voi, insomma, siete, come dire, gli ambasciatori del gruppo in questo momento, e anche presentarvi il nuovo lavoro che loro stanno, insomma, stanno per mettere, come dire, in circolo, di cui abbiamo sentito la canzone, la track 1. La prima traccia. Questa è una canzone che, insomma, racconta un po' della vostra storia, come siete arrivati fin qua. Siamo partiti da lontano. Sì, siamo ripartiti da dove avevamo finito anche le volte scorse, cioè questo è un pezzo, i temi, c'è un tema di fondo del disco, uno di, insomma, tra questi c'è senz'altro l'amicizia, che è un tema fisso dei Bugaron, proprio classico. E sto pezzo nasce da una fotografia, anzi da una diapositiva, a dir la verità, ecco, per chi se le ricorda. Per chi le usava, forse. Una sera è arrivato Lele in sala prove con una diapositiva, appunto, dove c'eravamo io e lui col grembiule, il fiocco. Eccola qua, eccola qua. La vediamo qui. Siamo tutti e due che mangiamo la minestra, siamo all'asilo, al mitico Manfrini al porto,
E guarda cosa ho ritrovato. Ecco, questo tanto vabbè, per dire da quanto tempo è che ci si conosce, cioè da sempre. Siamo rimasti uguali, eh. Sì. Manca il mandarino, però. Sì. Infatti devo dire che hanno fatto un patto col diavolo loro due, perché sono esattamente uguali. Uguali, eh? Sì, beh, ci assomigliamo un po', se non... E allora perché lo guardavi così, quasi, come dire... Qui invece gli anni purtroppo si sentono, chiaramente non mi ricordo più. Secondo me Nicola aveva finito la zuppa e quindi diciamo, cioè che... Essendo io un noto mangiatore, è vero. Scamerdai un po'. Poteva essere. E tu stai dicendo, perché questo non mi lascia stare? Cosa vuole da me? Ancora non suonavo la chitarra, quindi... No, non so. Abbiamo cominciato insieme anche a suonare, a fare praticamente tutto. E quindi c'è quest'idea di questo navigancio, cioè navighiamo, che è questa, il gruppo, cioè la Borghetti Bucaron Band in realtà è una grande nave dove ognuno ha la sua cabina con le sue cose, dove però tu apri la porta della cabina, sei sul ponte ci sono tutti loro e si va da tanto tempo. Sperando, ma con la fortissima intenzione di andare avanti ancora per parecchio, insomma, ecco. E quindi parte così questo disco, insomma, con un tema classico che non è insomma un brutto tema, però anche così la raffigurazione, la poesia e l'allaccio con la vostra città natale, c'è, perché il barcone, il mare, cioè avete anche un po'... Il porto. Sì, sia io che lei, siamo tutti, siamo portolotti. Ecco, che anche qui. Siamo portolotti. Nicola, i nostri nonni compaiono in una famosissima foto che gira per Fano dei vecchi Calafà, quindi. Anche le nostre famiglie erano legate già... I nonni lavoravano insieme, costruivano le barche, quindi i scaf. Quindi c'era una sorta di destino presegnato, sì, insomma, era la Tra musica altro, invece come è arrivata nelle vostre vite? La musica è arrivata soprattutto grazie a Ascle, che è l'altro chitarrista che non c'è qua, ma insomma chi ci segue lo conosce, che è un fanese che però è nato ed è vissuto a Milano fino a 20 anni, venendo giù l'estate, Pasqua, Natale, la mamma di Fano. Ed essendo fanese poi dentro da sempre, in realtà, anche se poi è nato. E un anno è venuto giù con sta chitarra. E suonava. E chiaramente tutti dietro. È un classico. Poi da lì abbiamo cominciato, insomma, ne abbiamo fatte tante adesso. Tante. Poi sì, raccontare 26 anni chiaramente è assolutamente impossibile, però ecco, questa è la matrice. Vabbè, in Italia dopo i Pucci siete voi praticamente. Beh, se andiamo avanti così rischiamo. I Pucci cioè, sono divisi, no? Beh, qualcuno è andato via, noi siamo sempre quelli. I Nomadi, poi ci siete voi. Tra le band più longeve. Lo zoccolo duro è rimasto quello, insomma. Che cosa vi ha tenuto più attaccati fino adesso? La musica o l'amicizia che c'era prima? Il collante è sempre stato... La condivisione di un modo di pensare, perché fate delle citazioni anche insomma di carattere, non dico filosofico, però di ispirazione anche del vostro modo di interpretare la realtà, no? Sì, essendo cresciuti insieme probabilmente è la passione comune della visione della vita, può darsi, quindi sì, sicuramente l'amicizia. La musica è un forte tramite che ci permette di progettare insieme. Io dico sempre ai miei amici musicisti, se non ci fosse la musica avremmo inventato qualcos'altro, fatto qualcos'altro per stare insieme, quindi tra noi scherziamo che da grandi, da molto grandi, quando forse non saremo più capaci di suonare, ci incontreremo su una panchina progettando uno scafo per poi andare chissà dove. Però ecco, col pensiero di stare ancora insieme e di fare cose insieme. Insomma. Quindi il legante è la voglia di stare insieme e di condividere qualcosa. Poi che sia la musica, una barca o il gioco delle bocce, va bene tutto. Poi Però poi voi avete deciso di fare ai fanesi, io da poco, questo grande regalo della musica e delle vostre canzoni, e quindi insomma usufruiamo anche noi della vostra filosofia, del vostro modo di... Insomma.
Raccontiamo di questo album, la prima canzone l'abbiamo sentita, il resto delle canzoni com'è? Cosa raccontano? È un album che è stato, c'è anche, l'abbiamo scritto proprio dentro, c'è una scritta per cercare di spiegare, sono canzoni che sono nate in tempi e luoghi molto distanti tra loro. C'è un pezzo, la musica l'ho scritta nel 91 in Ungheria. Ostia. E il testo l'ho scritto nel 2006 a casa. Quindi proprio... La musica di un pezzo lui l'ha scritta in Sud Corea. In uno dei viaggi di lavoro. Quindi è proprio latitudini e tempi molto, molto dilatati. Quindi il problema era trovare un minimo comune denominatore, diciamo, certo. Così, cioè un se c'era un se qualcosa c'era. Che univa e c'era, perché poi registrandolo, insomma, provandolo, cantando, ci siamo accorti che insomma poi i temi sono un po' sempre i nostri, l'amicizia senz'altro, ma anche la voglia di stare insieme, di anche spesso e volentieri contro o lottando contro una società che a volte invece ci impone ritmi di vita che per esempio non ci permettono spesso e volte di stare insieme. Questo a noi ci sta proprio, mi dà un po', è una cosa che ci dà molto fastidio, anche più di fastidio. e anche c'è molto forte, credo, in molti pezzi c'è questa cosa, il voler tornare a dei ritmi appunto umani, a dei tempi che sono più adatti secondo noi all'uomo, che sono dei ritmi naturali, con una concezione dell'esistenza che è nostra, che ti porta a considerarti realmente però uguale, di avere lo stesso peso in questo grande gioco, lo stesso che ha il cane, la nuvola, l'albero, che per me sono uguali come me. Hanno la stessa importanza e dovrebbero esserci il rispetto. E quindi l'album si chiama Vien giù, perché l'ultimo pezzo si chiama Vien giù perché parla del fatto non c'era stato il nevone del 2012. Ah, ecco, quindi Vien giù. L'ho anticipato, però dopo è arrivato sul serio. Quindi. E io mi ci sono ritrovato alla grande, perché io mi sono divertito molto in quel periodo. Io abito in un paese isolatissimo che ha 50 abitanti, quindi noi eravamo proprio staccati, ci siamo divertiti come i matti. Ecco, quando c'è, vien giù la neve, la nebbia, la pioggia, noi ci arrabbiamo molto, il mondo si arrabbia molto perché si fermano i camion, non viaggiano le merci, si fanno forse meno soldi. Però... Noi saremmo per dire, se una settimana nevica, se ci fermassimo tutti, aspettiamo semplicemente che passi. E via, quindi, ci riprendiamo un po' il nostro tempo. No, prima mi parlavi che lui l'ha scritto in Corea, quindi insomma, probabilmente fa un lavoro che lo porta via di qua. Insomma, quindi i ritmi e il rapporto col mondo, con la società e con... andrebbero secondo voi un po' rivisti, sì, 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 col tempo anche. Sì, diciamo di sì. Sì, sì, no, sì, sì. Sicuramente, sicuramente vanno rivisti. Chiaro che l'ambizione nostra non è forse poterli rivedere, per quanto ci riguarda noi ci ricaviamo, ecco, la musica è sicuramente uno strumento che ci permette di stare insieme, di viverla in maniera più armonica la nostra vita e poi troviamo quei momenti di festa, sì, che sono le cene che facciamo, dopo musica, il prima del concerto, certo, il dopo del concerto. Cioè il nostro concerto inizia dalla mattina, perché ci incontriamo, pranziamo insieme, sì, poi sì, insomma è voi non fate il terzo tempo, fate il quarto, il quinto. Sì, certo, poi noi abbiamo la grande famiglia Borghetti, tutte le mogli, i figli al seguito, quindi siamo una bella banda. Ecco, infatti questo era anche un mio crucio chiede, insomma, voglio dire, voi vi divertite come dei matti e questo è scontato, si vede. Chi sta con voi, insomma, anche loro si diverte anche... No, sì, uguale. Il problema è che quando andiamo a suonare fuori ci vuole il pullman, perché immagino. Siamo 50. No, siamo tanti, comunque, strumenti, figli, nipote. Un po' tutti. Però vabbè, è il bello della situazione. Dicevo, è una specie di famiglia allargata. Allargata.
possiamo sentire un altro pezzettino, un altro flash? Sì. Ci regalate un altro momento di musica? Io vorrei che proprio questa puntata sia la puntata della musica, se ci riusciamo. Io vi sforzo un po', ma... Più o meno, però va bene, dai. Tanto siamo però, qui, sì, siamo, facciamo tipo... finta che anch'io faccio parte del buco. No, ma ad onore. È un pezzo di quelli che, come dicevamo prima, che se non lo fate sarabbiano tutti. Sì, questo è proprio uno di quelli che l'abbiamo sempre fatto. Penso che non c'è stato un concerto dove questo non è stato fatto. Un pezzo vecchissimo, che poi è stato scritto in primissimo. Quanti anni ha questo pezzo? Ma è stato scritto, credo, nel 92-93 ed è il disco è il Post Dead La, che è del 2002. Sì. Poi ha trovato spazio. Però era stato scritto 10. E il Post Dead La. Anche lì c'è anche tutto, lì un discorso, tutto un discorso. Va bene. Sarebbe il posto di là. Di là, ecco. Il can. E sai che c'è? Sei bruciato tutto il caffè. E c'è chi ha della caffettiera. È nuda tutta nera. E chi ha stiramiga e la spalla. E infatti va in giro tutto gricito. Che non so bonde tu prara lavatrice da quando in c'è sia più te. Da quando in c'è sia più te. E fa un show che va schifo. E non me il magna ma carcano. E più me ci per casa più arbalt la roba fa di dan. C'è de che in c'è sia più te. Se ne che non c'è sia più te, io non te venirò a cercare. E so trovare chi pesterò. Se si fuggita, son che aventa a mente te, i cuio da fa, e i cuio da fa. Che poi in fondo te capisci, anche se in cucini me vilisci. Allora, sono andato un po' a spanne, devo dire. Sono andato un po' a spanne, qualcosa. Cos'è che non ti mangia neanche il cane? Cosa prepari? Faccio un sugo che fa schifo. Ah, un sugo, ecco. È una canzone d'amore in sostanza, più o meno. Verso il cane. Verso il cane. Sì, sì, d'amore verso il cane. Beh, poi il chi cane ci segue. Che ci segue. Perché questa è la storia, anche questa è una cosa strana, perché poi è stata scritta quando eravamo ancora relativamente giovani. E invece parla di una persona che ha, insomma, ormai svariati anni e viene improvvisamente piantato dalla moglie. Non riesce a combinare niente. Non riesce a fare niente dentro casa, rimane col cane e poi alla fine, insomma, della canzone lui dice che alla fine... Cioè, di per me stax al can che no de noce fidan, perché del cane puoi fidare, fidare. Ecco, come vedi, quello che dicevamo prima, esatto. che è molto forte nel disco nuovo, però c'era anche prima. In una qualche maniera prima, insomma, ecco, per esempio il rapporto con gli animali è una cosa, poi personalmente, insomma, anche con quelli selvatici, molto, a anche volte questo, è bella. Questo vi accomuna, anche questo vi accomuna come sentimento, sì. Come sentimento sì, in generale, poi dopo c'è chi lo vive maggiormente, sì, chi sì. Di meno. Però c'è questa cosa nel senso di rispetto verso e curiosità. Anche verso, curiosità. Verso le altre cose, le altre forme di vita con cui noi siamo insieme.
Sì, poi noi ci piace andare a spasso, boschi, cose. E quindi tanto, insomma, sì, sì, il contatto anche con la natura, sì, con, sì, sì, con... Quindi insomma in questo album c'è un po', si dice sempre, l'ultimo album è quello che, no, cioè, no, rappresenta un, no, l'evoluzione. Sì, beh, sì, credo di sì. Però adesso, se ci sono cose che avete, non dico ripescato. Qui è più forte, c'è per esempio il rapporto anche con quello che è il rapporto col tempo. Mm. Molte volte, no, insomma, noi si fatica ad accettare certe cose, no? Mm. Sempre perché gli uomini pensano di essere molto importanti. Soprattutto credono che il mondo sia stato creato poi in funzione di, perché alla fine io per esempio sono molto poco convinto di dominarlo alle volte, no? Insomma, molto, con scarsissimi risultati, con ma anche perché forse bisognerebbe cominciare a porsi qualche domanda. Però c'è anche questa cosa del tempo, c'è proprio un brano che lì nasce da un momento casuale. Prendo una giacca che non mettevo da molto tempo dentro l'armadio. Quindi c'è una simbologia. Metto anche la mano dentro la tasca, tiro fuori un conto di un ristorante di 10 anni prima. E ti porta un pacchetto di sigarette di 10 anni prima, quasi pieno, che me l'ho dimenticato lì. Era un conto di ristorante per due e io nella canzone mi chiedo chissà lei chi era, ecco, e io chi ero, cosa facevo, cosa pensavo. Come è andata a finire, boh, non mi ricordavo assolutamente niente. E c'è il pensiero che dice, vedi, a volte passiamo proprio, cioè io mi sono dimenticato di quella persona, probabilmente lei si è dimenticata di me, però... e quindi a volte succede anche questo, cioè non è che siamo così importanti per il tempo passa, tante cose verranno dimenticate, non siamo così fondamentali, ma non è una cosa brucia, è sì, normale, è così, l'accettazione dei propri limiti, forse io credo che faccia bene alle persone. Alle persone, insomma. Essere coscienti dei propri limiti, sì, insomma, delle e viverli, serenamente però, con una cosa senza problemi. Allora, in questo ultimo lavoro c'è anche una novità. Voi, insomma, loro si sono fino adesso espressi quasi esclusivamente in dialetto. Io me ne sono andato a orecchio, però i fanesi... Però dai, via, sì, a spanne, dopo un po' che sono qui ormai, ormai vado a spanne. Avete sempre espresso il vostro sentimento, la vostra arte in dialetto, no? Questa volta avete voluto fare uno shiftaggio, avete voluto anche cimentarvi. Perché e da come nasce? Se è un'esigenza, se c'è e perché, insomma? Ci sono, in questo album ci sono 5 pezzi in italiano e io sono molto curioso di sapere cosa diranno quelli che ci seguono da molto tempo. A noi piacciono, poi... ha risposto, perché ci avete messo? Perché a me mi sono venuti così, perché esatto, mi sono venuti così, e ci sono piaciuti e li abbiamo messi. Proprio, sto finito. Sì. Non c'è uno, pensa. Come dice Vasco Rossi, le canzoni vengono da sole. Ecco proprio. No, è vero così? Perché i momenti... Io personalmente in italiano, anche in altre situazioni, ho sempre scritto. Però erano canzoni che probabilmente nei dischi della Borghetti precedenti non avevano trovato posto. Si vede che era ora. No, ma so. Sicuramente. Però ecco, non è che c'è un obiettivo preciso. Ecco, andiamo più lontano, bravi, perché così cantiamo. Qualcuno magari pensa a questa cosa che non, è un discorso che assolutamente credo non ci appartiene proprio. Noi facciamo semplicemente quello che ci piace, quello che crediamo, perché ci divertiamo a farlo, perché crediamo anche in quello che facciamo, ma certo, senza avere ambizioni di... Altrimenti non era 26 anni che andavamo avanti. Poi comunque noi che lo stiamo ascoltando da un pochino, cioè quasi non ci si accorge, no? L'alternanza della canzone dialettale italiana ci sta facendo, non ci si rende conto, no, ci sta facendo questo effetto. Se dobbiamo dire quali sono in italiano i diritti titoli, ci devo pensare, capito? Non c'è proprio per noi che l'abbiamo vissuto, cresciuto e suonato, non c'è un netto distacco italiano dialetto. Siamo noi, cioè la stessa cosa, è comunque ci fa questo effetto. La rappresentazione di voi, insomma, sì, cioè, sì, in questo momento è... C'era quella cosa e... Musicare un testo in dialetto e musicarlo in italiano non passa alcuna differenza. No, anche perché molte volte nasce... Così. Nasce insieme, insomma, cioè musica e testo molte volte vengono proprio insieme.
non è che fai prima una cosa, poi l'altra, poi dipende. Beh, c'è una canzone che, questo magari è una cosa carina, c'è una canzone che in realtà ho scritto con i bambini a scuola. Ah. Perché molti se ne stupiscono, ma io faccio il maestro elementare. No, perché? E scrivo, ho scritto moltissime canzoni, ho fatto addirittura un disco con i bambini. Ecco. In passato. E questa canzone che poi abbiamo inserito nel disco è in realtà una canzone che faceva parte delle canzoni che ho scritto con i bambini a scuola in un progetto, di un concerto. Uh-huh. E questo pezzo l'ho fatto sentire perché mi piaceva particolarmente, è piaciuto a tutti, cioè, poi alla fine l'abbiamo messo. Vabbè. E l'abbiamo messo. È un pezzettino, non si può sentire, no? Sì, si può sentire un pezzettino? Non lo so se ce l'ha, perché è un pezzo, è un po'... È un po' difficile. Allora, sentiamone un altro, dai. Un altro. Regalateci un'altra chicca, dai. Facciamo... Lì ci sono altri strumenti fondamentali. Che non vengono... Vabbè, sì, allora, non verrebbe male. Facciamo. Allora lasciamo la curiosità di... un po', anche perché... È vero. Poi non vogliamo svelare troppo. Esatto, va sì. L'importante sì. È solleticare, è vero? Non lo so, avanti Andrea, l'Atletico, quello che vuoi. Ah, dopo, prima di chiudere, però... Quello del carnevale me lo dovete fare, perché quello io vi conosco per quello, poi ecco dopo... È stato un momento esaltante, va bene, dopo. Dopo, in chiusura. A gentile richiesta. Come no? C'è un campo, Pinderic, Cambian, e meglio stai distante. Se gioca il sabato pomeriggio che c'è il sole che ne fa un barile. Dietro a tua fai rutila per il campo, no brocchi sicuri, no brocchi senza scamp, no! Massa de scarpon, noi imbriacom, o che altre giochen, solo al palon, no ragazzi, sinna squadra e già venna maia gialla, e del mes la riga nera, e questa è la bandiera, e questa è la bandiera, e no già venna maia gialla. E del mes la riga nera, e questa è la bandiera, e questa è la bandiera. Non ci abbiamo gli applausi finti, però insomma l'applauso ve lo faccio da solo, che vale amplificato. No, è bello che io insomma, qualcosa di vostro avevo sentito, però sentivi dal vivo suonare. Siccome un po' di trascorsi radiofonici ce li ho, quindi un po' di musica nella testa ce l'ho, man mano che loro suonano, è come insomma, dei frame che mi passano davanti, diversi gruppi che mi si affiancano alla vostra sonorità, non so. Per alcune tematiche mi ricordate un po' Max Pezzali, gli 883, l'amicizia, il gruppo, per altri i Nomadi, per alcuni concerti, insomma, c'è un melting pot nella mia mente mentre suonate, che, no? Questa idea anche un po' romantica, un po' scalcinata di quello che c'è, facciamo, le magliette tutte un po' arraffazzonate, come viene, no? Che è un po' la nostra essenza matrice, sì, culturale, noi siamo un po', gli italiani sono sempre un po' sì, così, quello, no? Inevitabilmente. Inevitabilmente, quindi raccontate un po' insomma, questo aspetto, no? Insomma. E sì, tutti sì, quelli certo, belli un po' fighettini. Beh, no, così lasciamo da un'altra parte, no? No, per carità, sì, diciamo, con tutto il rispetto, però no, insomma, noi proprio no. Ecco, non, non riusciamo a rappresentarli, insomma. No, quelli di difficile, rappresentiamo sicuramente altro. La pancia. Che forse l'aspetto un po', insomma, poi vero della società, se vogliamo, no? Insomma, sì, di quello sì, almeno sì, che... Di quello che... Sì, beh, noi ne abbiamo raccontate tante di storie, insomma, nelle canzoni. E
cioè, ci sembra che raccontando le nostre storie raccontiamo quindi la nostra verità, e noi in questo caso siamo noi stessi, siamo veri, insomma. Siete quello sì, che sì. C'è molto autobiografia nei vostri lavori, o avete captazioni anche un po' da quello che vi sta attorno, insomma, no? Sì, l'uno e l'altro, penso. Ambedue, attingete da... Molto, da cose anche per... Ci sono pezzi che sono proprio il racconto di quella particolare serata o di quel particolare viaggio. È quasi una cronaca. Dove però magari poi quando le persone l'ascoltano, molti ci si ritrovano, perché poi serate di un certo tipo, insomma, almeno... Gente di una certa generazione l'hanno fatte tutti, quel tal tipo di viaggio più o meno l'hanno fatto tutti. Eccetera. Poi ci sono anche cose, sì, che sono assolutamente inventate, come la storia di prima, che chiaramente non, del cane, no? Del poteva cane. Essere autobiografica, perché parla di un uomo che sicuramente ha passato la cinquantina e io l'ho scritta che avevo 22-23 anni. Però, quindi quella è, sì, nascono delle storie che uno si immagina, perché magari diventano esemplificative di un'idea che ha in testa, insomma. Però c'è un po' dell'uno, un po' dell'altro. Insomma, attingete dal bacino che vi sta... È come prima, a seconda come viene, insomma. Seconda come viene. Beh, devo dire che viene bene, no, però. Viene bene. Allora, questo album dove si trova, quando si può trovare, come... Insomma, anche... Insomma, aspetti pratici. Aspetti poi... pratici del quando del... è. Allora, la data di uscita è il 19 dicembre. Quindi insomma, pochi giorni. Sì, si può trovare all'Emporio E e all'Ocean di Fano. Perfetto. Questi sono i due punti ufficiali. Poi ci sono tanti esercenti, nostri amici, che si stanno dando da fare per dire no, lo voglio anch'io, lo voglio vendere anch'io. Per cui nel nostro sito, che è www.bugaronband.com, sarà poi possibile vedere dove oltre questi luoghi si può trovare. Naturalmente non solo a Fano, ma anche un po' nell'entroterra, Fossombrone, un supermercato abbiamo trovato, quindi... Vari paesi, insomma, varie diffusioni. Si va nel sito e, così e si vede. Se uno magari non è di fare, non vuol fare troppa strada, magari va nel sito e trova il posto più vicino a casa, insomma. Vabbè, insomma, può essere un bel cadeau natalizio, insomma, visto l'uscita a ridosso. Siamo a ridosso della festa. Appuntamenti live? Dove Allora, noi come sempre facciamo tutto da soli, cioè qui non c'è la casa discografica, tutto da soli, dall'inizio facciamo un appello. Chiamateci a suonare dopo che è uscito l'album. Se avete occasione, chiamateci, perché noi per adesso abbiamo pensato chiaramente a organizzare tutto per l'album. Poi appena esce, poi cominceremo a pensare anche ai concerti. Facciamo così, allora datecene menzione, così noi insomma avremo poi possibilità. Vi faremo sapere quando poi faremo date, insomma, dopo l'uscita del disco, che chiaramente sarà dopo, perché poi di solito a Natale si ferma tutto. Poi a gennaio dormono tutti perché si devono riprendere, quindi credo che insomma poi da Carnevale in poi partiremo a suonarlo anche sto album. Ecco, Carnevale mi hai dato l'assist del Carnevale. Allora, giuro però che era involontario, non involontario. Perché sembrerebbe preparato. Cioè, in realtà ce la siamo raccontata prima questa cosa, ci siamo messi a posto. Perché, sì. No, scherzo. Tutto se la preparavamo non veniva non così veniva bene. Non veniva così bene, vero? Non veniva. Dove cose spontanee sono le migliori. Siccome purtroppo questa è una puntata che noi tutti quanti qui vorremmo non finisse mai, perché li faremmo suonare ancora tanto tempo, però siccome siamo proprio in chiusura, allora... Voi siete legati in maniera imprescindibile al Carnevale, quindi insomma c'è nelle orecchie, siccome io sono 2-3 anni che faccio tutti gli speciali sul Carnevale, vi ho nelle orecchie dagli altoparlanti, fatemela dal vivo, perché almeno la sento dal vivo. Sì, è stato un momento in effetti esaltante. Esaltante, ci siamo divertiti molto. Esaltante, ci siamo divertiti tantissimo. È stata una bellissima cosa, una grande soddisfazione, anche perché... Tuttora, insomma, va in giro quel periodo e la senti che la cantano tutti. Sì. E quindi è stato,
è un pezzo che insomma ci ha dato molto. Quindi va bene, allora siccome contenti. La vogliamo chiudere così, io vi saluto anticipatamente, ahimè la puntata è finita, abbiamo sforato anche di qualche minuto, io vi lascio con le note musicali del Bugaron Band, no? Ho detto giusto? Avanti Andrè, a posto. E allora avanti i paccassoni con i carri e ta ta ta, e vedrete quant'è bella la libertà. Agi avanti Andrè su questa sfilata, senza pensarti dietro che rompe gli stivali. E allora avanti i paccassoni con i carri e ta ta ta, e vedrete quant'è bella la libertà. Che noi studiamo tutta sta allegria, che dan con l'energia per combattere e campare. Che noi stupran tutta sta allegria, che dan con d'energia per combattere e campare. Che noi stupran tutta sta allegria, che dan con d'energia per combattere e campare.